Uscito in canoa sul lago di Castel San Vincenzo e non era rientrato, stamattina è rinvenuto il cadavere di un 63enne di Torino. Campobasso ha arrestato un minorenne ritenuto responsabile di episodi di minacce e violenza nei confronti dei coetanei. Trasporto pubblico locale in arrivo in Molise, 11 milioni di euro finanzieranno l'acquisto dei nuovi pullman ibridi. Sul tavolo del prefetto di Isernia la questione del degrado a San Lazzaro. Il portavoce dei residenti: serve un comitato. Cammina Molise festeggia i 30 anni. Tra le centinaia di partecipanti, anche quest'anno, l'attore Elio Germano. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di TV Molise. Lo avete sentito anche dai titoli, è stato rinvenuto nelle acque del lago di Castel San Vincenzo il corpo del 63enne che ieri era uscito in canoa e poi non aveva più dato segni, non aveva più dato riscontro e appunto questa mattina è stato ritrovato il cadavere privo di vita. Ma a Castel San Vincenzo c'è la nostra Carla Marino che ci aggiorna proprio su questa drammatica vicenda, vediamo. Sì, Caterina, siamo sul lago di Castel San Vincenzo e quello che vedete alle mie spalle è il punto in cui questa mattina purtroppo è stato rinvenuto il corpo senza vita del 63enne di Torino che era uscito ieri pomeriggio intorno alle 16 in escursione sulla canoa di sua proprietà, poi non era più rientrato. Il mezzo era stato rinvenuto intorno alle 19 nelle vicinanze, anche un cappellino e un indumento. E da lì erano scattate le ricerche che poi sono proseguite nel corso delle ore serali e questa mattina con l'arrivo dei sommozzatori da Napoli. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Sono stati gli uomini del nucleo specializzato dei vigili del fuoco del capoluogo partenopeo giunti questa mattina sul posto dopo lo stop delle ore notturne per coadiuvare l'attività di ricerca portata avanti dai carabinieri della compagnia di Venafro unitamente ai vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia a individuare intorno alle 9.30 il disperso. Il turista piemontese è stato localizzato ad alcuni metri di profondità, impigliato nella rete di protezione del canale che immette nel lago le acque provenienti dall'invaso della montagna spaccata. Non è stato quindi necessario il ricorso all'elicottero che era partito da Pescara ed è stato fatto rientrare. L'uomo si trovava in villeggiatura a Castel San Vincenzo insieme alla compagna. Era già stato in vacanza sul lago lo scorso anno e aveva deciso di tornare anche quest'estate col camper che aveva posteggiato lungo un tratto di riva libera del bacino molisano. Il medico legale, contattato dai militari dell'arma, non ha potuto fare altro che formalizzare il decesso. Non è stata disposta l'autopsia e la salma dello sfortunato 63enne è stata già restituita alla famiglia. Ad informare la compagna dell'uomo del ritrovamento e del decesso, il sindaco di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta. Incredulità e sconcerto intanto tra i numerosi turisti che in questi giorni affollano l'area del lago. Un vitello nato da poche ore è caduto lungo una scarpata per oltre 15 metri mentre una mandria di bovini era al pascolo nei pressi del fiume Vandra. Per recuperarlo, come state vedendo da queste immagini, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco della sede centrale di Isernia che hanno recuperato il vitello consegnandolo al proprietario per le cure del caso. Nonostante la rovinosa caduta, il vitellino sembra non abbia avuto danni permanenti. E il muretto dell'istituto Pilla che circonda, cioè l'istituto Pilla di Campobasso, è stato imbrattato con del liquido nero. Questo episodio è stato denunciato sui social, episodio ora al vaglio degli inquirenti e ce ne parla in questo servizio Francesco Adamo. Il bene comune è deturpato senza ragione, segnale chiaro di un malessere sociale che trova nell'atto incivile un segno di attacco alla società. Senza ragione quanto successo ai muretti, alle panchine dinanzi all'istituto Pilla di Campobasso, imbrattate da una sostanza nera che alla luce di successive indagini è risultata essere olio per motori. Così, in un tardo pomeriggio estivo, si è mossa la mano di qualcuno che ora è ricercato grazie all'ausilio di telecamere e varie verifiche.
La denuncia è partita tramite un video pubblicato sul profilo Facebook del titolare di uno storico esercizio commerciale proprio dinanzi al Pilla e da lì la denuncia ha preso respiro, acquisendo lo sdegno di centinaia di campobassani. Ora la caccia è al responsabile, una movimentazione collettiva che certamente arriverà all'identificazione dei colpevoli che dovranno rispondere per quello che hanno fatto. Intanto gli operatori della SEA hanno ripulito il muretto. Fortunatamente tutto è rientrato perché ieri sera, dopo l'allarme che c'è stato, a seguito di tutti gli interventi e sopralluoghi fatti, la SEA prontamente, già intorno alle 22, ha provveduto al recupero del materiale, quindi è stato assorbito, diciamo, tutta la parte di quest'olio, perché pare si trattasse di olio minerale, quindi olio motore, evidentemente messo su quel muretto da qualcuno che forse non gradisce la partecipazione, diciamo, l'affollamento serale da parte dei ragazzi, quindi si può parlare di un dispetto. Dubito personalmente, è una mia opinione, che si sia trattato di una bravata degli stessi ragazzi, perché non avrebbero mai deturpato il luogo che frequentano e che, dove abitualmente si siedono, ma questo chiaramente lo lasciamo alle indagini che gli organi inquirenti stanno facendo. Il Molise sorride grazie al lotto. Nel concorso di ieri, come riporta Agi Pro News, la vincita più alta del concorso è stata realizzata a Pietracatella, provincia di Campobasso, oltre 23.000 euro con un terno e tre ambi sulla ruota di Bari. E il Molise, grazie ad un finanziamento nazionale di 11 milioni di euro, sono in arrivo i nuovi pullman ibridi e ce ne parla in questo servizio Gerardo De Luca. Arrivano i pullman ibridi per il trasporto pubblico locale. La Regione Molise ha assegnato ai comuni di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino circa 11 milioni di euro messi a disposizione dai Ministeri delle Infrastrutture ed Economia per l'acquisto di nuovi autobus ad alimentazione alternativa per il servizio di trasporto pubblico locale. La distribuzione dei fondi, stabilita dalla Regione, riguarda la Sati di Campobasso, Isernia Servizio Urbano di Isernia, Lancieri di Larino e GTM di Termoli. Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha voluto ringraziare il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, con un post sui suoi profili social. Una boccata di ossigeno, afferma il primo cittadino del capoluogo Pentro, che arriva dopo un anno di interlocuzioni con la struttura regionale e con il presidente della regione, anche titolare della delega ai trasporti, che ringrazio a nome della nostra città. Queste risorse, prosegue Castrataro, ci consentiranno di rinnovare il parco mezzi da destinare al servizio di trasporto pubblico locale mediante l'inserimento di veicoli sostenibili che andranno ad aggiungersi ai tre autobus acquistati dal comune di Isernia con risorse proprie. Minacce e violenze nei confronti dei coetanei, per questo motivo è stato arrestato un minorenne a Campobasso, un altro ragazzo di 17 anni è stato arrestato nel mese di luglio per le stesse motivazioni e ci parla di questo Francesco Adamo. Il fenomeno dilagante di bande di giovanissimi che nelle città si rendono colpevoli di atti di bullismo ed esercitano violenza sui passanti per estorcere denaro negli ultimi tempi si è registrato anche nella nostra realtà provinciale, creando apprensione. Ricordiamo i filmati delle violenze esercitate gratuitamente da giovanissimi nei confronti di ragazzi e anziani in corso Bucci a Campobasso. Ieri, dopo l'arresto di un minorenne avvenuto a luglio, poiché autore di delitti contro la persona e di tipo predatorio commessi con violenza con atteggiamenti da bullo, stessa sorte toccata ad un 17enne, anche lui protagonista di minacce e violenze nei confronti di giovanissimi del capoluogo. Dopo una serie di denunce e segnalazioni circoscritte e grazie all'attività investigativa degli organi di polizia è stato firmato anche nei confronti di questo ragazzo la custodia cautelare presso un istituto di pena minorile con sede nel Lazio. I due ragazzi farebbero parte di una banda di minorenni diventati l'incubo di tantissimi ragazzi di Campobasso. Investigatori avrebbero accertato che entrambi si sono resi protagonisti di delitti contro la persona di tipo predatorio, commessi con violenza, sempre in danno ai minori, con atteggiamenti da bulli. Episodi accaduti in pieno centro, dalla piazzetta della città nella città a via Veneto e dintorni. Da queste storie si trae l'insegnamento che per non
sopportare i soprusi, gli atti di bullismo, bisogna denunciare le violenze senza la minima esitazione. San Lazzaro, quartiere di Isernia, sempre più nel degrado. Questa mattina c'è stato un incontro dal prefetto e il portavoce del comitato che si è creato proprio in difesa di questa parte della città dice serve un comitato civico proprio per risolvere queste problematiche. Ci dice tutto Carla Marino. Approda sul tavolo del prefetto di Isernia, Franca Tancredi, la questione del degrado sollevata da chi vive nella parte alta del quartiere San Lazzaro. Il funzionario del governo ha incontrato nel pomeriggio di ieri il portavoce dei residenti, Sebastiano Ronzino. Da tempo i cittadini della popolosa area del capoluogo Pentro chiedono interventi mirati al ripristino del decoro urbano. Prima di tutto assicurando la pulizia delle strade e poi garantendo il regolare sfalcio dell'erba e rendendo più fruibile la zona con l'installazione di panchine e l'organizzazione di un mercato settimanale. Dalla riunione è emersa la disponibilità del prefetto a rappresentare le istanze dei cittadini con l'invito a costituire un apposito comitato civico. Il prefetto mi dice che a San Lazzaro ci vuole un comitato. Io da solo non posso andare avanti su questo problema, però vogliamo che ci diano una mano. Finora, nonostante le ripetute segnalazioni, la situazione è rimasta immutata. Ma non è cambiato niente. La chiesa dopo 3-4 giorni sono venuti e hanno dovuto già mettere mano, poi si è bloccato un'altra volta. E poi non sono venuti né a tagliare l'erba là ieri, né a niente, non sono venuti a fare niente. Noi non ne possiamo più. Da qui l'appello lanciato da Sebastiano Ronzino ai propri concittadini interessati a migliorare la vivibilità del quartiere. Dico di prendere e fare un comitato con me, una decina di persone, e vediamo di portare queste cose avanti come mi ha detto il prefetto, che lui se la ripeterà anche col sindaco, anche con i consiglieri, se no io da solo come devo fare? Non posso andare avanti così. Cammina Molise festeggia 30 anni, anche quest'anno centinaia i camminatori che percorrono le strade storiche molisane proprio alla scoperta delle bellezze della nostra regione, e anche quest'anno c'era tra queste centinaia di persone anche l'attore Elio Germano. Ci dice tutto Domenico Marzocchella. Con questi numeri non si fanno certo i danni, questo brindisi lo faccio ai primi 30 anni. Eh sì, Cammina Molise compie 30 anni, una maturità arrivata presto, quasi una sorpresa, un po' come quella di chi, festeggiando il genetliaco, non si sente addosso gli anni indicati dalle candeline. D'altra parte, un format in cui i camminatori cantano e ballano con i residenti del posto, che li accolgono unendosi a loro, diventando parte della festa, sarà sempre vitale e soprattutto mai vecchio. Lo sa bene chi, come Elio Germano, anche quest'anno si è messo in cammino tra le bellezze del Molise insieme a centinaia di altri amanti della natura e, perché no, della cultura della regione, che a quanto pare esiste e come, confuso tra gli altri, ma neanche poi tanto, vista la sua popolarità sul grande schermo. L'attore di origini molisane ha risposto sì e con piacere all'invito degli organizzatori, anche perché per lui ogni volta significa giocare in casa. L'ideatore della manifestazione è Giovanni, il padre. La vera ricchezza del Molise me la son ritrovata proprio sotto i miei piedi, davanti ai miei occhi, da lì l'intuizione del Cammina Molise, spiega. Casal Ciprano, Torella del Sannio, Sant'Angelo Limosano, Bagnoli del Trigno e Duronia tappa finale, alcuni dei luoghi della 4 giorni di marcia dell'edizione appena conclusa. Un cammino lungo 60 km e più. E l'iniziativa piace tanto a tanti, al punto da ispirare nuovi progetti in Italia e all'estero. In America Meridionale c'è Cammina Molise in Argentina. Tanta è la lontananza geografica dei territori quanto la vicinanza ideale di quelle popolazioni. A sancirla un gemellaggio. Tra i camminatori una delegazione proveniente dalla Plata. Eh sì, perché Cammina Molise di strada ne ha fatta tanta, ma quella che ha davanti a sé addirittura unisce i continenti.
Emergenza cinghiali nel centro di Campobasso. La sindaca Maria Luisa Forte lancia un nuovo appello alla regione affinché adotti d'urgenza misure di contenimento di un fenomeno che, spiega, è obiettivamente uscito fuori controllo al punto tale da rappresentare, oltre che una piaga per agricoltori e allevatori ed un costo enorme per la collettività, un pericolo per la pubblica incolumità. Dal canto suo, l'amministrazione comunale, che mi onoro di guidare, conclude la sindaca Forte, fornirà alla regione la massima collaborazione possibile. Novità sul nuovo stabilimento produttivo dell'ADR Motor Automobiles: nascerà a Macchia di Isernia e non a Termoli. Sentiamo dunque il servizio di Gerardo De Luca. Nascerà a Macchia di Isernia e non a Termoli la nuova fabbrica per la produzione di auto elettriche col marchio DR. Infatti è stato annunciato un nuovo stabilimento per la realizzazione di auto ibride ed elettriche proprio a Macchia di Isernia da parte dell'ADR Automobile. L'annuncio ha fatto seguito all'incontro tra Massimo Di Risio, titolare dell'azienda molisana, e il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. L'iniziativa dell'ADR sembra inserirsi alla perfezione negli obiettivi del governo per rilanciare l'industria nazionale automotive. L'idea dell'azienda molisana sarebbe quella di creare un nuovo complesso all'avanguardia dove verranno assemblate le auto elettriche. Il governo inoltre appoggerebbe senza riserve il progetto, poiché ha come obiettivo quello di realizzare 1 milione di veicoli elettrici in Italia. Il ministro Urso ha affermato in una sua dichiarazione: la recente intesa tra Eurogroup e ICSI, collegati con Di Risio, rientra pienamente negli obiettivi di governo che ci siamo posti nel campo della tecnologia green e della mobilità elettrica. Altri seguiranno nei prossimi giorni per segnare il nuovo corso delineato dal piano di azione triennale e dall'accordo di cooperazione. E a Isernia questa mattina è stata presentata la 35esima edizione della Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana. E allora vediamo in questo servizio di Domenico Marzocchella quali sono le novità. Fiera del Tartufo Nero estivo di San Pietro Avellana e dove altro in Molise. Una scorpacciata, o meglio una degustazione di eventi da assaporare nel prossimo weekend, nel suggestivo paesino adagiato tra le montagne al confine dell'Abruzzo. La presentazione della 35esima edizione, con il presidente Daniele Sai a fare gli onori di casa, stamattina nella sala giunta della provincia di Isernia. E ai nostri microfoni il sindaco Simona De Caprio tiene a rimarcare come l'intera comunità di San Pietro Avellana partecipi all'organizzazione. Coinvolge dal bambino fino alla persona più grande di età, e non a caso anche noi amministratori ci troviamo ogni qualvolta che facciamo queste edizioni a lavorare tantissimo. Qual è il valore aggiunto che la locale Proloco darà quest'anno alla manifestazione? È quello di creare eventi durante i 10 giorni del periodo della saga, della festa di San Pietro, e nella 2 giorni del Tartufo noi gestiremo la ristorazione con un programma ricco che riguarda sia gli amanti del Tartufo e chi magari non è un po' allergico o comunque è meno avvezzo al Tartufo. Quindi è un programma che parte da lontano. San Pietro Avellana è uno dei tanti comuni molisani che deve fare i conti con il problema spopolamento. Quanto è bello vedere tutte quelle persone, a centinaia, migliaia, che salgono in paese per l'occasione. Guardi, ha detto benissimo, è proprio una cosa bellissima, perché tant'è vero in quelle giornate e in quel periodo, perché infatti noi per tutto il periodo di agosto abbiamo dei visitatori che vengono a visitare i nostri musei e il nostro paesello. Ed ora una notizia per i tanti tifosi del Campobasso Calcio, perché il club ha presentato le 3 maglie ufficiali che saranno utilizzate nella prossima stagione sportiva. La presentazione è avvenuta nello splendido scenario del Teatro Savoia, messo a disposizione dalla Fondazione Molise Cultura. Ebbene, questa era anche l'ultima notizia, ora ci sono le notizie abruzzesi curate dalla QTV. Io vi ringrazio della cortese attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale. Arrivederci.